would you be if you had given to protection? Carissimi amici, ecco un'altra puntata del nostro Don Chisciotte Mulini a Vento, di nuovo a Bologna. Dopo la mia parentesi moldava sono ritornato alla base e speriamo che tutto vada bene stasera, una serata molto triste purtroppo, perché abbiamo innanzitutto l'attentato a Manchester in una sala, in un stadio che conteneva 20, che può contenere 21.000 persone, ci sono stati morti e feriti, tra cui anche molti ragazzi giovani, perché la cantante che si stava esibendo è un aspetta il nome, non essendo più giovane non sono una sua fan, Ariana Grande, di origine italiana fra le altre cose. C'è stato questo attentato e questa bomba piena di chiodi è esplosa, creando una vera strage, come purtroppo, e ritorno a dire purtroppo, siamo abituati. L'ultimo bollettino dichiara 22 morti e 59 feriti. E in un'Inghilterra che sconvolta, è stato un atto di terrorismo, sembra che l'ISIS abbia confermato questo attentato. E l'uso certamente di questo tipo di bomba, che un tipo le sentivo oggi un notiziario, è un tipo di bomba di facile costruzione ed è farcita di chiodi, di viti, comunque bulloni di ferro, ha una funzione devastante, una vera e propria funzione devastante, pur essendo, come detto, purtroppo non difficile, può essere anche costruita tranquillamente in casa. E stasera con Ugo, il mio Sancho Panza di Bari, volevamo parlare di disoccupazione. Anche questo è un tema molto triste, perché è una realtà con cui ci confrontiamo tutti i giorni ed è una realtà che non si riesce in Italia a risolvere, e anche se a volte il governo si lancia in dichiarazioni ottimistiche, la realtà non lo è assolutamente. Quindi proveremo a parlare anche di questo. Quello che c'era triste è questa strage di sangue e terrore che non riusciamo assolutamente a debellare. Finora l'Italia ne è rimasta fuori, ma questo non ci deve assolutamente consolare, perché il rischio, come tutti dicono giustamente, è sempre dietro l'angolo e non sappiamo né dove, né quando, né come si farà vivo e in che termini di strage potrà essere realizzato. Non credo che sia, a mio giudizio, facile trovare il momento in cui avvengono queste cose, perché è sempre realizzato da persone singole, quindi difficilmente governabili. Ma quello che mi lascia così un po' stupito, che a volte, come in altre occasioni,
questi attentatori erano conosciuti ai servizi segreti, alla polizia, erano stati fermati, poi rilasciati, e quindi non lo so, questo lascia molto, molto da pensare. Non vogliamo fare dei pensieri cattivi, però se ci fossero delle polizie e dei servizi segreti più, oserei dire, seri, che mantengono gli impegni che hanno preso senza dover rilasciare i nostri attentatori, forse ci sarebbe meno possibilità. Questo è un mio pensiero, eh? È un mio pensiero, perché ci fa pensare queste cose assolutamente assurde, che forse non vengono neanche dall'Islam, ma da delle fasce di persone, come è stato analizzato tante volte, che utilizzano la violenza per riuscire a uscire da un sistema che li opprime, che li ritiene dei inferiori, che li ritiene in maniera inadeguata, e quindi cercano di avere una rivalsa in questo modo. Ed è questa la forza dell'ISIS, questo dare voce a persone scontente che facilmente passano poi dalla dimostrazione pacifica alla dimostrazione violenta. Volevo passare la palla al caro Ugo, sì, perché credo sia indispensabile anche un suo giudizio. Io intanto saluto i nostri ascoltatori e saluto voi. Il giudizio sul fenomeno della migrazione è per molti un giudizio, diciamo così, delicato, forse sostenuto da tesi e ipotesi traballanti. E d'altra parte credo che molte volte la gente dica quello che è desiderabile che venga detto, esatto, ma non esprima il concetto magari o le idee che ha dentro di sé, e quindi non abbiamo sempre una buona argomentazione fatta in maniera così oggettiva. È un fenomeno comunque che bisognerebbe studiare meglio, e lo stanno facendo i nostri giudici, soprattutto quelli della Calabria, della Sicilia. Credo che oggi ci sia l'audizione del procuratore dottor Gratteri, e che sta audizione presso la commissione della Camera, e quindi credo che queste saranno argomentazioni molto molto importanti. È un fenomeno della migrazione che sta aumentando sicuramente, Alfredo, le tensioni sociali, che in questo paese non sono poche. Tensioni sociali che non vengono e non possono essere comprese da coloro ai quali viene imposto un discorso di solidarietà. La solidarietà non può essere imposta. La solidarietà, come tutti i sentimenti, sono delle manifestazioni di spontanea partecipazione, per cui se i governi chiedono e impongono una solidarietà, questo termine, questo sentimento perde i propri connotati e ne assume altri che non sono quelli della solidarietà. Esatto. Quindi abbiamo una popolazione che sicuramente è molto stressata, un fenomeno che non ha limiti temporali, che non ha non si riesce ad individuare secondo un percorso razionale, coinvolgendo tutta la comunità europea, che dovrebbe in questo caso intervenire facendo un discorso razionale, ma soprattutto dovrebbe essere stabilito un riferimento sui paesi di origine
dove potrebbe essere lì concentrato, diciamo, l'aiuto, che invece qui da queste parti ci costa molto ed è molto nelle mani della malavita. Questo è il mio pensiero. Credo anche, Alfredo, che non si può chiedere a tanta gente, insomma, dei nostri, di fare ulteriori rinunce per aiutare altri poveri cristi che non stanno né meglio né peggio di tanti nostri connazionali, per cui rischia di diventare una guerra fra poveri questa. Quindi credo che bisognerebbe affrontarlo, i politici sono lì per questo e dovrebbero coinvolgere tutti quelli della comunità europea per portare, ripeto, i nostri aiuti lì in Africa e non è una legge fisica, insomma, è un discorso anche fisico. Non si può trasferire il contenuto di un contenitore più grande in un contenitore più piccolo. L'Africa e tantissime volte l'Italia non si può trasferire tutta, perché questo fenomeno non ha limiti temporali, credo che durerà addirittura decenni. Quindi o ci diamo una regolata, con o senza solidarietà bisogna darsi una regolata, perché non possiamo continuare a diciamo, subire passivamente questo fenomeno. Sì. Questo è quello che penso, insomma. Certamente, Ugo, questo è perfettamente ragione. Purtroppo l'Italia è in una posizione geografica talmente negativa che è molto difficile riuscire a toglierci da certe situazioni. Lo sappiamo già da molto tempo, perché rimane il discorso dell'Italia in mezzo tra l'America e la Russia, con tutte le basi aeree che abbiamo dovuto e dobbiamo sopportare qua in Italia, per il senso latitudinale. Longitudinalmente sappiamo che l'Italia è in mezzo al Mediterraneo. Quindi il primo approdo o è la Sicilia, o è la Calabria, o è la Puglia, non si scappa di lì. Purtroppo Certo. se vanno in Egitto vengono rimandati, se vanno dalle altre parti non vengono accettati e quello che rimane in mezzo siamo sempre noi. Indubbiamente la percentuale di immigrati sta diventando stratosferica e quindi sempre più difficile diventa la convivenza. Ma forse ci sono anche degli altri lati negativi che fanno. Tu parli di politica, purtroppo. Anche nel discorso della politica, l'immigrazione è una carta che giocano con estrema facilità. O a sinistra o a destra, viene sempre tirata in ballo questa carta che può essere scomoda o comoda. E poi adesso, come tu giustamente hai accennato, abbiamo la presenza della mafia in questo Anche dell''ndrangheta. sì, mafia in generale, 'ndrangheta, Corona Unita, chi ha più ne metta, Cosa Nostra, Cosa Vostra, via discorrendo, che ha compreso in maniera veramente pronta l'interesse sociale e economico di questa invasione, sfruttandola come meglio può. Bah, insomma, Alfredo, io vorrei ricordare anche ai nostri ascoltatori che questi poveretti sono costretti a pagare somme altissime per raggiungere in Sicilia, come tutti quanti noi credo sappiamo. Poi magari per spostarsi dalla Sicilia a oltre ci sono altri soldi che devono tirar fuori.
Allora, c'è un grosso giro di denaro, ma un giro di denaro che nemmeno la più fiorente delle industrie al mondo potrebbe produrre. In pochi giorni si possono produrre milioni di euro Sì, in pochi giorni. questo indubbiamente. E questa somma è una somma che può essere utilizzata per fare tutto. Con questa somma non solo si può diciamo, gestire o può essere diciamo, coinvolta un'organizzazione malavitosa, ma anche chi si professa non malavitoso può essere coinvolto. Per cui il gioco che viene diciamo, gestito non è un gioco soltanto fatto di vogliamoci bene, insomma. Qui No, 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 assolutamente. Ci sono grossi interessi, poi magari a noi ci viene detto di essere solidali. Io vorrei ricordare a te e ai nostri gentilissimi ascoltatori che non molto tempo fa, alcuni decenni fa, sbarcò qui a Bari una nave, fu la prima, diciamo, pacifica invasione, una nave con 5.000 albanesi. E abbiamo avuto praticamente sul porto di Bari una permanenza di questi poveretti che stavano qui, diciamo, dove tutte le mansioni quotidiane venivano svolte in prossimità del porto e quindi nelle acque adiacenti. Vi posso dire che l'immagine di quella nave così piena di gente è rimasta ancora impressa nei nostri sguardi e nella nostra storia. È una sorta di diaspora, di invasione pacifica che adesso è stata ripresa, secondo me, con i flussi di cui tu parlavi, di Certo. cui parli dal Mediterraneo. Ma ripeto, se vogliamo evitare che ci siano prossime, secondo me, gravi tensioni sociali, io sentivo alcuni giorni fa, forse non mi ricordo se in questi giorni, alcuni imprenditori turistici della zona dell'Emilia Romagna che si lamentavano perché ci sono molti alberghi occupati dai migranti. Certo, Ebbene, assolutamente. noi abbiamo un flusso turistico che insomma, ci aiuta anche molto nella nostra economia. Se inficiamo, se roviniamo, se alteriamo anche questa entrata di denaro, dobbiamo deciderci da che parte dobbiamo metterci, perché insomma, il denaro che ci arriva col turismo è un denaro importante per la nostra economia. E Ah, se poi indubbiamente, indubbiamente. abbiamo anche insomma, bisogno di intervenire e di sapere come fare. Se questi migranti continuano ad arrivare in un numero così alto, dovremo occupare necessariamente anche le zone diciamo, che hanno interesse turistico e quindi anche facendo dei danni sicuramente alla nostra ulteriori danni alla nostra economia, perché noi abbiamo già un esborso economico piuttosto alto. Poi abbiamo un pericolo ancora maggiore che viene fomentato dalla presenza di questa gente all'interno delle organizzazioni malavitose. In più abbiamo una sofferenza anche nel sociale. Mi faccio, diciamo, notare che questa gente che sbarca da noi viene poi inserita negli elenchi e nelle liste d'attesa che ci appartengono per i controlli sanitari. Controlli sanitari che diciamo, vedono le prenotazioni anche di questa gente, di questi migranti. Non solo, ma abbiamo molte volte la possibilità di temere che questi migranti non vengano tutti quanti visti appena sbarcano, quindi poveretti, molti di loro non sanno nemmeno di avere alcuni problemi di salute che non sono solo pericolosi per loro, ma anche per gli altri. Ecco, Ecco, c'è questo tutto. era un discorso interessante, proprio tu come medico volevo che mi puntualizzassi questo discorso della sanità nell'incontro tra migranti e italiani nell'attimo dello sbarco o nell'attimo successivo allo sbarco. E infatti, anche se diciamo, l'argomento quello della disoccupazione, credo che tu hai fatto bene a lasciare un varco a questo
a questo spazio, diciamo, che interessa la migrazione, perché ci interessa altrettanto in maniera molto, molto da vicino. Noi abbiamo questi migranti che vengono quindi depositati, sbarcano sulle nostre coste e credo che non ci sia, diciamo, un'attenta osservanza dal punto di vista sanitario. Per cui vengono poi, dopo alcuni mesi, magari indirizzati verso alcuni reparti di malattie infettive, dove vengono naturalmente controllati. Si badi bene, il pericolo che corrono gli autoctoni è uguale al pericolo che corrono loro nel prendersi delle malattie, Certo, sì. perché insomma, non hanno, loro non hanno i nostri anticorpi e non abbiamo, diciamo, quelli per fronteggiare le loro malattie. Tant'è vero che ci sono delle malattie di ritorno, abbiamo delle patologie che avevamo, diciamo, in parte dimenticato, una fra tutte è la tubercolosi, Sta ritornando. e abbiamo anche le malattie collegate alla patologia del treponema, della sifilide, insomma, abbiamo le più banali, comuni manifestazioni collegate alla pedicolosi. Abbiamo le malattie collegate all'infezione della scabbia, e quindi insomma abbiamo anche sicuramente un forte impegno economico che deve essere profuso nei confronti di queste situazioni che vengono comunque gestite all'interno di alcuni centri di accoglienza. Facciamo un esempio: una malattia diciamo collegata ad un'infezione della scabbia. Quasi sempre coinvolge anche i più attenti operatori. Non è facile difendersi da una infezione, soprattutto se poi si viene a sapere che questa infezione è postuma rispetto a quella, cioè si viene a conoscere dopo che c'era un'infezione del genere. Per cui quando abbiamo facciamo sempre un esempio, un'infezione come questa, il contagio inevitabilmente viene trasmesso anche alle famiglie degli operatori. Certo. Ed è una. Sì, perché questo acaro è, siccome, insomma, diciamoci un po' la storiella, questo acaro, la femminuccia durante la notte viaggia attraverso la pelle, quindi deposita le uova da prurito e va a depositarle dove? Laddove c'è più, diciamo, fra le pieghe delle dita delle mani, le pieghe dei glutei, insomma, laddove più ritiene siano più tranquille, più sicure, più protette, più umide, meno esposte al sole. Capito. E quindi là è la sede dove il prurito, diciamo, troneggia, e quel prurito con quelle unghie trasmette poi e Da distribuisce tutta la parte. gli acari dovunque, che poi li ritroviamo naturalmente nel materiale, insomma, nel suolo, eccetera. Quindi, voglio dire, difendersi da una banale, non tanto banale, insomma, fastidiosissima infezione come questa non è facile, per cui quasi tutti gli operatori poi, diciamo, se la ritrovano anche nelle proprie abitazioni. È uno dei tanti piccoli, diciamo, disagi, piccoli grandi disagi collegati a questi fenomeni, anche i nostri, quando andavano migranti negli Stati Uniti, dove però andavano a costruire una nazione, avevano questo tipo di problema. Vabbè, Quindi, quelli li tenevano in quarantena sì. obbligatoria, cose che noi non facciamo, ecco. Noi non facciamo, però, ripeto, abbiamo questa diciamo, gestione che, diciamo, se la guardiamo da un altro punto di vista, cioè quello dell'interesse malavitoso, sicuramente attira molti appetiti. L'ultimo scandalo di cui abbiamo sentito parlare è quello del CARA in Calabria, dove le organizzazioni malavitose su 100 milioni, eccetera, se sono presi 36, insomma, mi pare di ricordare così. Quindi voglio dire, gli appetiti poi vengono, e naturalmente un commercio collegato all'azione migratoria è molto più redditizio, o perlomeno lo è in pari grado rispetto ad altri. Non dimentichiamo anche, Alfredo, dobbiamo dircelo, insomma, visto che ci stiamo dicendo un po' di cose, dobbiamo dirci anche che molta di questa gente sparisce. Sparisce perché non esiste. Questa gente non ha carta d'identità, non ha documenti, non ha nulla. Allora, se spariscono di loro, nessuno sa nulla.
E molti di questi che spariscono, purtroppo, questi poveretti non spariscono soltanto perché magari vengono reclutati dalla malavita, ma spariscono perché magari interessano gli organi, i loro organi, per cui possono anche passare, essere sottoposti a espianto di rene o di fegato o di altro. Caspita, Vengono questo utilizzati questi. non lo sapevo. Sì. Io Vengono avevo utilizzati. letto di queste cose nei vecchi gialli dell'Ottocento, ma non credevo, Purtroppo giustamente. è una triste realtà, soprattutto collegata a molti bambini. Poveretti spariscono, non ci sono più, non esistono. Quindi immagina che altro turpe traffico, solo parlarne vengono i brividi, insomma. Ecco, Certamente che comunque è un commercio, quello degli organi, ecco. piuttosto redditizio. Allora mi chiedo e vi chiedo e ti chiedo. Cioè passano più guai se attraversano il Mediterraneo, forse, o se magari rimanendo lì dove stanno, cerchiamo di aiutarli lì dove stanno, senza che magari ci coinvolgono con tutte le spese, tutti i grossi impegni Ma di spesa certamente che viene più. siamo costretti a pagare, perché noi paghiamo un alto prezzo. Ripeto, lasciamo stare una solidarietà comprata che non c'entra niente, queste cose. E non possiamo essere, non tacciare qualcuno di razzismo o di altro, sono chiacchiere che non hanno motivo di esistere. Cioè, insomma, questo fenomeno ha dato molto lavoro a gente in Italia. Certo, su questo sono d'accordo. Ha dato molto lavoro, un lavoro che non produce nulla. Un lavoro Non che, produce diciamo così, nulla, è passivo. anche È un lavoro. perché è fatto male. È Cioè, fatto male. questa gente, questi poveri cristi che vengono abbandonati in una stazione, in un paese, adesso non se ne parla più di queste situazioni, ma ti ricordi, gli immigrati parcheggiati alla stazione di Milano, credo, Certo, di Roma, sì. No, così, buttati lì come sacchi vecchi. fra l'altro, quando fanno i controlli, i poliziotti vengono anche pugnalati, i carabinieri vengono aggrediti. Insomma, Sì. siamo proprio all'estremo qui, eh. Qui siamo, cioè, siamo Indubbiamente, all'assurdo. ovviamente. E quindi c'è un fenomeno che, diciamo, è poliedrico, va visto secondo tanti aspetti. Ci sono sicuramente grossi interessi in loco, cioè lì dove sicuramente famiglie, diciamo, grosse famiglie di trafficanti hanno organizzato un grosso business, anche perché la maggior parte di questi migranti vengono dalle zone centrali dell'Africa. Guerre o non guerre, vengono addirittura reclutati perché ognuno di essi, come dicevamo all'inizio, sicuramente paga una bella somma e con quelle somme si può corrompere chiunque. Chiunque. Quindi, insomma, a questo punto bisogna chiedersi se il governo di ogni nazione, prima di tutelare i migranti, osserva l'obbligo costituzionale di tutelare i propri cittadini. Questo purtroppo non viene fatto. Questo è un punto importante perché quando ci viene chiesto tutti noi di fornire assistenza, di partecipazione, eccetera, noi lo facciamo, lo faremo fin dove riusciremo a farlo, però noi chiediamo, credo che sia lecito chiedere che chi guida la carrozza di questo comando garantisca ai nostri connazionali, a tutti i cittadini, gli stessi diritti che vengono garantiti agli altri e che sono, diciamo, sanciti dalla nostra Costituzione. Perché se tu mi metti in un paesino con pochissima gente del luogo, un migliaio di persone, sicuramente l'aria non è più tranquilla. Insomma. Allora io desidero, cioè credo che debba essere tutelata anche la popolazione autoctona. Certo, E indubbiamente. col passare del tempo credo che avremo sempre meno spazi da occupare. D'altra parte, il discorso del pagamento delle somme che vengono versate all'INPS, eccetera, e il sostegno delle persone che non possono più lavorare e che grazie al lavoro offerto da questi signori
ci aiuta a rimpinguare le casse. Non credo che sia vero. Credo che non sia, esatto, non è una cosa, perché molti di questi non pagano nemmeno l'IRPEF, perché hanno i familiari quindi da assistere nel loro paese. Basta dire questo, non pagano, e non pagano nulla. Quindi c'è tutta una serie di problemi che va assolutamente vista, perché credo che, ripeto, le tensioni siano molto alte. Immaginiamo, giusto per finire, per chiudere, se diciamo, i gestori degli alberghi della zona della riviera romagnola, non solo loro, non avranno una buona stagione turistica, perché magari a molti delle loro strutture sono state occupate, certo. avremo un ulteriore problema che si aggiungerà al problema precedente, e quindi avremo danneggiato ancora di più tantissimi nostri concittadini, insomma. Sì, l'analisi che hai fatto, Ugo, è correttissima. E purtroppo la politica non è in grado o non è capace di gestire la cosa, perché, come dicevo prima, l'abbandonare queste persone al loro destino, perché vengono sbarcati e poi finita lì la questione. Ma anche che è il problema, come hai detto giustamente, di dove metterli, e non possiamo requisire case, condomini, alberghi e via discorrendo. Ma c'è anche, scusami Alfredo se ti interrompo, c'è anche un aspetto, diciamo, un po' più grande, diciamo, di quello che abbiamo visto fino ad ora. Se è vero che siamo parte della Comunità Europea, molti Paesi membri della Comunità Europea agiscono a modo proprio. Sì. Molti hanno eretto delle barriere, certo. Molti sparano sulle barche dei migranti, altri ancora hanno dei numeri più. Allora se è vero che noi siamo lì a fare l'accoglienza, qual è la politica della Comunità Europea? Cioè, ci deve essere una politica unitaria che gestisca il fenomeno, e lo gestisca coinvolgendo tutti i Paesi membri della Comunità Europea, ma questo non accade. Ma assolutamente no. Non accade. L'Italia e la Grecia, Malta non ne vuol sapere di nulla, l'Italia e la Grecia sono quelle che vengono chiamate e coinvolte in prima fila. Ma se l'Italia e la Grecia appartengono alla Comunità Europea, come mai la Francia ha chiuso i confini, la Germania ha aperto poi ha chiuso, l'Austria non ne vuol sapere, la Svizzera manco per, hanno fatto addirittura il referendum e non vogliono nemmeno quelli dell'Europa. Quindi allora questa Comunità Europea quando vale? Quando paghiamo i nostri miliardi? Siamo perfettamente d'accordo, Ugo. La Comunità Europea è stata la più grande bufala che si sia costruita. Così come è fatta, per noi italiani. Perché così come è fatta non funziona la Comunità Europea. Non funziona perché noi siamo l'ultimo pezzo della Comunità Europea, vengono solamente elargite multe su multe, cosa che poi noi non paghiamo, certo. A quel punto lì mi sembra anche giusto, e ognuno fa le cose, cioè non esiste una Comunità Europea. Non solo, ma veniamo condizionati anche nelle decisioni locali. Adesso c'è stato il suggerimento della tassazione sulle case dei ricchi, poi c'è le sanzioni in base ad un PIL che non rispetta i canoni, i parametri che dovrebbero rispettare secondo le loro direttive. Però tutto questo va bene finché si parla di PIL, di soldi, eccetera. Però poi quando si parla di altri fenomeni, la Comunità Europea latita. Non ne vuole proprio sapere. Allora? Ma infatti io mi staccherei dalla Comunità Europea, condivido l'Inghilterra. Questo è un discorso, diciamo, è un discorso difficile, molto grosso, complicato, insomma, voglio dire, abbiamo un fiorfiore di analisti, giusto per dare una toccata a quello che deve essere, diciamo, l'argomento della nostra disoccupazione. Insomma, questo fenomeno, sai come appare, Alfredo? Appare come un imbuto.
Un imbuto dove dalla parte più ampia, e quindi parliamo della parte più bassa del nostro paese, arrivano fiumi di persone. E dalla parte alta, diciamo, alcuni ne passano nella zona nord. Quelli che oltrepassano, fra l'altro, sono i nostri. Non dimentichiamo che tantissimi migliaia di giovani italiani sono già andati all'estero e continuano a farlo ogni anno. Ma certo, perché lavorano all'estero, è logico. Ecco, allora c'è, insomma, c'è un fenomeno, diciamo, migratorio che mette allo scoperto una situazione di degrado. Perché se non siamo in grado di affrontare questo fenomeno cercando di conservare integra la nostra gestione del sociale, non possiamo accettare che accanto al Colosseo ci siano gli accampamenti dei migranti, non possiamo accettare che ci siano accanto alla nostra capitale delle situazioni che non sono e non possono essere viste. E questo non perché non siamo, se non siamo in grado di farlo, non possiamo farlo, non dobbiamo, non siamo in grado di gestire le situazioni già esistenti, quindi se non siamo in grado di gestire l'emergenza, non possiamo andare oltre nel distruggere quello che è già stato distrutto. Questo, il recupero di questa distruzione che sta avvenendo, a mio parere, è ovvio, richiederà molti decenni. Questo paese sta subendo un fenomeno di distruzione. Certo, c'è il fenomeno di distruzione degli immigrati, il fenomeno che forse non riusciamo neanche a parlare della disoccupazione, ci sono tanti fenomeni che stanno, questa lotta intestina fra i partiti, che ognuno vuole guadagnare la sua parte, dei presidenti del Consiglio che hanno pensato solamente ai cavoli loro, politici che sono, come sappiamo, proprio non di limpida morale, questa è la realtà. Siamo in un paese africano, purtroppo. Soprattutto viene, scusami se ti tolgo la parola, Alfredo, viene chiaro, evidente, che questo disegno è un disegno, diciamo, studiato. Certo, voglio dire, la presenza di persone inette o di persone poco qualificate in posti di comando fa gioco a chi vuole che il nostro paese vada sempre più in basso. Ma questo in noi abbiamo una serie di parametri, di fotografie, di situazioni che vanno riportate, che sono indicative per una situazione che è stata studiata a tavolino, e cioè produciamo sempre più caproni e produciamo sempre più persone che all'interno di questa nostra nazione continuano a far andare verso il basso il livello di qualità. Questo va dalla classe politica alla classe dirigente e fino ai quadri. È un disegno, e io credo che ci sia proprio, è stato studiato questa cosa, perché questa nazione non deve avere una sua più, ma non so se l'ha mai avuta, non deve avere più una sua personalità, deve essere praticamente una nazione allo sbando. Siamo anche a livello di politica, tutti questi ministri, questi, certo, cose che sono dei ragazzini incapaci, che non hanno fatto scuola politica, che non hanno cominciato dalla base. Ci sono a me sembra strano, Alfredo, che un intero governo che ha tanti cavoli di problemi da risolvere, come dicevo prima, quello della disoccupazione, della gente che non ce la fa, il fenomeno dell'immigrazione, abbia deciso e decida sulla somministrazione dei vaccini. Anche quella. Siamo praticamente giunti su un governo che si interessa dei vaccini. Io credo che questo potrebbe essere affidato, questo compito, ad un'amministrazione comunale o massimo alla gestione regionale, ma che un intero governo addirittura faccia deliberi, decreti, quali sono i vaccini da somministrare, faccia quindi un decreto legge, adesso non so che cavolo ha fatto. Mi ha fatto un po' così, mi ha creato dei problemi, perché ho detto: oddio. E quindi la domanda che sorge è: cosa ci guadagnano il governo su questi vaccini? Punto interrogativo. Il vaccino, ecco, questo vorrebbe una trasmissione a parte. Intanto diciamoci una cosa:
Il vaccino, diciamo che va bene laddove, diciamo, le norme igieniche sono parecchio precarie. Certo. Se noi abbiamo una struttura, una situazione, diciamo così, vicino a asettica o quasi asettica, diciamo, il problema del vaccino è un po' lontano. Allora, noi vogliamo che cosa? Vogliamo una situazione che asettica non potrà mai essere. Però vogliamo anche che in questa situazione asettica la gente non si ammali e quindi i vaccini. Sulla storia Anche dei vaccini, ecco, pensando al discorso dell'immigrazione, di quello che hai detto prima, il discorso dell'immigrazione è un altro discorso. con il rischio che si potrebbe correre nel contagio. Eh sì, perché anche i bacilli, parlavamo prima, i bacilli tubercolari. I bacilli tubercolari che hanno molti, diciamo, di questi poveretti che vengono, hanno delle caratteristiche antigeniche diverse da quelli nostri. Certo. Quindi diciamo che i nostri non vengono conosciuti, non hanno magari gli anticorpi per quel tipo di batterio della tubercolosi. E quindi bisogna, diciamo, stabilire che tipo di difesa poter approntare. Quindi ci sono, diciamo, una serie di incombenze che vengono poi portate qui, che riguardano soprattutto il mondo, non è da sottovalutare, quello della sanità. Perché se io consento che una diciamo promiscuità, abbiamo una densità di popolazione nel nostro paese, adesso non ricordo bene i metraggi, eccetera, ma molto alta, in Italia è molto alta. Se rischiamo di peggiorare la promiscuità e quindi gli spazi riservati ad ognuno di noi, sembrano delle banalità, ma è così, è importante questo. È chiaro che nella promiscuità aumentano le situazioni patologiche collegate alle norme igieniche. Non dimentichiamo che una delle prime scoperte fatte da medici del 1800, che fu una scoperta banale, cioè quella che lavandosi bene le mani le infezioni diminuivano di molto. Certo. Adesso stiamo andando dove? Al contrario, perché se consentiamo che questi poveretti vengano ospitati in baracche malsane, che facciamo? Aumentiamo le patologie loro e quelle nostre. Siamo in Sì. grado di offrire un'ospitalità diversa? No. Sì o no? Bene, allora, se non siamo capaci dobbiamo renderci consapevoli. Dobbiamo farci una ragione. Non siamo in grado di farcene una ragione. Anche se il malumore cresce in continuazione, forse spinto, ma forse anche giustamente, da molti media che stanno spingendo il malcontento in tutti, e perché portano via il lavoro, non credo, No, o no, questo perché no. portano via le case, o perché si comportano in una certa maniera. La realtà è veramente brutta. Io non posso pensare che un migrante sia integrato quando lo vedo fuori di un bar o fuori di un Ma tutti supermercato, sono o così. quando lo vedo vicino alle macchine, magari a fare il parcheggiatore e il posteggiatore. Questo non è l'integrazione. Noi non No, possiamo dire che li abbiamo aiutati ad integrarsi. Integrarsi a che? ma nessuno. Può essere integrato un immigrato che va in giro poi a vendere o a piazzare fazzolettini scorrendo lungo le macchine ferme ad un semaforo. Qua non abbiamo integrato proprio niente. Allora, Sono tutta questa gente, dopo che è stata accolta nei centri di accoglienza e viene magari poi lasciata via, parlo dei ragazzi, ma anche gli adulti, eccetera. Dove vanno queste persone? Dove vengono sistemate? Dove vengono, in quale zona vanno? Di che cosa si occupano? Non è stato fatto nulla per No, ma impegnare. dopo non interessa più allo Stato dove Ce li vanno, cosa fanno. ritroviamo dovunque, insomma, così, migrano, vagano e magari sono allettati da iniziative non sempre lecite. Non sempre lecito. Caro Ugo, hai fatto un'analisi molto, molto precisa sul problema. Vuoi mandare un brano? Beh, ormai siamo alla fine della nostra trasmissione.
Carlo Alfredo, sono le 22:52, quindi non so, possiamo anche mandare un brano e poi andare in Io chiusura. volevo solamente in chiusura parlare di Roger Moore, che ho Sì, visto però un Alfredo, attore. mi permetti di fare un attimino un... Un Diciamo, volevo attore, entrare anch'io certo. sul discorso dell'Europa, no? Perché prima voi avete detto che Sì. questa Europa così, cioè, non serve a niente, meglio uscire. Alfredo ha fatto anche questa affermazione, che non mi trova convinto di questa affermazione che hai fatto, per il semplice motivo perché io ho reputato l'Inghilterra un paese vigliacco perché si è ritirata dall'Europa invece di combattere per migliorare questa Europa. Io credo che qualsiasi cosa noi dobbiamo fare non è che uscendo risolviamo i nostri problemi, forse non li risolveremo mai, perché abbiamo sì Ah, politici, ok, l'avete detto Dario, prima. però Però, ricordo. Alfredo, io credo che noi dovremmo all'interno dell'Europa migliorarla, perché questa Europa che è stata fatta non è l'Europa dei popoli, ma l'Europa delle banche, l'Europa delle lobby, lo Certo. sappiamo benissimo. Quindi noi come cittadini dobbiamo semplicemente non mandare i soliti politici in questo consesso, cioè al Parlamento europeo, ma mandare parlamentari, insomma, che possano portare avanti una certa battaglia. Perché è inutile mandare i soliti noti, insomma, a questo Parlamento europeo, perché serve soltanto per dire che okay, mi vado a prendere un bello stipendio e poi dopo, anzi, mi prenderò la pensione. Io vorrei invece che dovremmo fare l'opposto di quello che ha fatto l'Inghilterra, cioè non scappare. L'Inghilterra è scappata, ma parliamoci chiaro. No, no, non sono d'accordo, Rosario. Eh no. Ricordiamoci che qua chi comanda in Europa sono la Francia e la Germania. E la Francia e la Germania non ha nessun interesse a un'Europa che funzioni. Sì, sono Perché d'accordo, pensi Alfredo, solamente ma soldi. allora che Allora, facciamo? perché dobbiamo fare i martiri noi? Non facciamo i martiri. Allora, stiamo un esempio. Se nella seconda Sì. guerra mondiale non ci fossero stati dei martiri, non avresti avuto una specie di democrazia. Saremmo Sì, ancora sotto la dittatura fascista. ma forse sotto Quindi quella non siamo nazista. scappati, hai capito? E la stessa cosa non dobbiamo fare, noi dobbiamo lottare all'interno di questo consesso, all'interno dell'Europa, perché i popoli si uniscono, non le lobby, non le banche. Ma siccome ogni nazione ha i suoi propri interessi, questo sarà molto difficile. Vabbè, ma dobbiamo raggiungerlo, non è che uscendo fuori Ma dall'Europa sono non fai passati niente. anche Alfredo, anni, eh? parliamoci chiaro, se esci dall'Europa dichiariamo bancarotta come Italia. Cioè, non c'è niente da Adesso fare, è ci inutile che stiamo a aggiustiamo. guardare, i fatti reali. Se adesso l'Europa fa pagare all'Inghilterra quelle che deve pagare, l'Inghilterra non starà molto bene economicamente. Rosario, qualcuno dice, scusami se intervengo, qualcuno dice, si dice, che già molti tedeschi affermano di essersi impossessati di grossa parte della Grecia. Spero che fra non molto non dicano di gran parte dell'Italia Vabbè, ma che questa fa sia. parte. Ma allora, Ugo, questa fa parte della Questo significa globalizzazione, che dobbiamo uscire perché dalla. se tu guardi il debito americano più del 40% in mano ai cinesi, allora che significa? Imperialismo americano che è andato a finire in mano ai comunisti, insomma. Ah, io dico che con Cioè, questa classe politica non andiamo da nessuna parte. capito? Con questa, Questo è ma allora siamo noi che dobbiamo cambiare la classe politica. ma Allora non è mi così, ritrovavo a perché discutere. se tu vedi la legge elettorale, guarda, la legge elettorale non approveranno mai, Sì, ma stanno tutto menando quello il che can per vuoi, l'aia, ma però. tutto quanto gira perché rimangono sempre loro. Tu non avrai mai la possibilità che ci sia una Ma persona non è onesta quello, eletta non è all'interno di queste quello. compagini. Non è quello, Perché per tanto se semplice le gestiscono motivo, tu sempre devi loro. guardare, Ugo, devi guardare semplicemente alla gente che non va a votare, perché la gente che non va a votare vota Certo. per queste persone. Cioè, nel senso, non votando gli hai dato il voto involontariamente, perché gli hai abbassato il quorum. Invece devi andare a votare come faccio io, anche se non mi ritrovo in questi partiti, al limite vota scheda bianca, vota quello che vuoi, Però vai a votare, sii presente, perché così abbiamo una percentuale molto alta. Certo, il quorum più alto, sì. Certo.
È molto semplice, incominciamo noi a fare questo, invece siamo noi elettori, noi cittadini, primi a ritirarci, ma tanto non cambia niente, non ci vado. Va bene, allora che facciamo? No, ma, sì, no, questo discorso è valido. Io, ripeto, puntavo il dito contro l'attuale classe politica, ripeto, non ci ispira molta fiducia. Non avremo, con questa classe politica non possiamo avere nemmeno voce in capitolo in un'assise. Se io credo che in una comunità europea sia data poca importanza ai nostri rappresentanti della politica. Può darsi che è vero, per l'amor del cielo, però che facciamo? Che fai? Noi non abbiamo un'economia che ci permette di stare da solo oggi, soprattutto oggi. Ah certo, parliamoci chiaro. E quindi che fai? Esci, dichiari bancarotta. E dopo alla fine che cosa fai? Ti ritrovi che vengono i cinesi, vengono gli altri, acquistano tutta l'Italia. Bisogna affidarsi agli analisti. Quindi, vai dalla padella alla brace. Bisogna vedere com'è la situazione. Io credo invece che alcune in Inghilterra alcune aziende, alcune strutture vanno molto meglio di prima. Non so se sì, ma non quale so tutte. Bisogna leggere per sapere la realtà. Ugo, non so tutto, bisogna guardare esattamente. Non so tutte, perché poi sai benissimo che la borsa, le borse e tutto quanto, insomma, manovrano i mercati e fanno quello che vogliono, insomma. Però il problema grosso non è scappando che si risolvono i problemi, bisogna affrontarli, e incominciamo noi cittadini che affrontiamo i problemi andando a votare e contestando questa gente, però andando a votare. Certo. È qui che noi lottiamo, non abbiamo altre armi, perché o vai così oppure scendo con le armi in piazza, certo. Cioè non ci sono altre alternative, eh? Insomma, cercare di far diventare adulto un popolo, perché c'è un'iniziativa involutiva, come dicevamo prima, che secondo me è studiata a tavolino, perché tenere un popolo incolto è molto gestibile, è la cosa più bella, più facile per queste persone, insomma. Quindi il primo progetto è quello di evitare questa involuzione. Dobbiamo partire noi incominciamo nel nostro piccolo, caro Ugo, anche se ne parliamo come in trasmissione, come Don Chisciotte, parliamo di questi problemi, cerchiamo appunto di invogliare la gente ad informarsi, andare avanti, ma dobbiamo andare avanti, perché ricordiamoci che poi contro i piccoli come noi abbiamo i grandi media che insomma ci soverchiano e fanno il bello e il cattivo tempo, però non ci interessa non possiamo dire quelli là sono molto più forti di noi, chiudiamo, siamo a casa, ognuno per fatti loro. Invece noi ci mettiamo la faccia facendo queste trasmissioni. E così tutti i cittadini devono metterci la faccia. Certo, sono d'accordo. Però rimane il discorso che l'Europa ci ha tagliato le gambe in qualsiasi maniera. Lì non c'è niente da fare, così e basta. Va bene, ma prendiamo atto di queste e cerchiamo di trovare una soluzione. Ma dubito. Va bene, sono le 23:01 e direi che è stata una trasmissione molto scoppiettante, molto interessante. Scusate se sono intervenuto, però insomma volevo dire la mia. Hai fatto benissimo. Caspita. Hai perfettamente ragione, caro. Grazie Rosario per essere intervenuto. Di essere intervenuto. Abbiamo dato anche un altro punto di vista a chi si ascolta. Certo. Di fare una trasmissione sull'Europa. Sarebbe interessante. O ci accoltelliamo o troviamo la soluzione. Non siamo come questa massa proprio di politici che vanno nei talk show appunto per litigare in modo che la gente non capisce niente, invece noi dobbiamo essere pacati, calmi e spiegare. Io stavo pensando proprio l'altro giorno, è indegno che la politica si debba fare davanti a una telecamera, è una cosa indegna veramente. Ma infatti sono ormai i microfoni
il pubblico non vota, ma esprime dei giudizi, loro si esibiscono sui palchi, insomma, ma che politica? Non producono più idee, non producono più nulla, Non insomma. producono idee, È la solo politica dello spettacolo, questa. le Veline, veline, basta. sono veline. Sì, veline. Va bene, adesso abbiamo Trump in Italia, che Sì. farà tutta Roma blindata come se fosse venuto chissà che cosa. Esatto. No, ma è venuto a dettare gli ordini, Ricordati che noi non si muove fogli in Italia se gli americani non vogliono. A questo lo sappiamo dalla Quindi Seconda Guerra Mondiale. ce la prendiamo con l'Europa, ma insomma alla fine noi siamo abbiamo un Il altro potere. padrone. Ne abbiamo di padroni. Io Ecco, pensa a ringrazio tutti quei tutti gli soldi che amici che. risparmiamo, potremmo risparmiare uscendo dalla NATO, è da lì che dovremmo uscire. Tutti quei soldi che Anche riusciremo a quello. risparmiare, quante cose belle potremmo fare per la nostra nazione. Quello, anche quello è un altro discorso interessante. Va bene, io ti lascio per il solito elenco del nostro grande network, caro Rosario, ringrazio Grazie, anche grazie Ugo. Alfredo. Allora, grazie Alfredo, grazie a Sempre. Ugo, un grazie a tutto il condominio di Radio Science che ha avuto la bontà di ascoltarci e chiedo di diffondere il verbo, tra virgolette, diffondere questo tipo di trasmissione tra tutti i propri amici, in modo che possano riascoltare in Questa è podcast. una bella cosa. Insomma, da poter. Noi non è che abbiamo il verbo veramente, abbiamo la parola, però dico, vi diamo degli spunti, andate avanti, insomma, perché dobbiamo andare avanti tutti insieme. Certo. Bene, questa trasmissione è andata, come dico sempre, in onda live a reti unificate su Radio Reno Web di Casalicchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri di Salgareda in provincia di Treviso, Radio Issa di Modena, Modena Noi Radio sempre di Modena e Radio Valdichiana della Valdichiana, ovviamente anche su Radio Science e Radio Science Classic. Per quanto riguarda la Web TV, siamo andati in onda su Facebook, sul canale della Web TV che sono riuscito a risolvere un problema che avevamo all'inizio, sul sito radioscience.it. E abbiamo fatto anche un piccolo esperimento, dopo alcuni giorni che andiamo anche live sul Daily Motion, ecco, non mi viene la parola perché in inglese a me non vengono mai le parole, questo portale di Web TV. Da domani potrete Ok, riascoltare il bravissimo podcast su YouTube. Su Facebook invece appena chiudiamo la trasmissione, già lo trovate lì, potete già riascoltarlo. Che dire, un abbraccio caloroso a tutti quanti, caro Alfredo, vuoi Rosario. Io un chiudere grande tu? saluto a tutti e alla prossima. Ok, Arrivederci a tutti i nostri ascoltatori, grazie. ciao ciao. Ciao E ragazzi. andiamo con la sigla. Where'd you be if you had given to protection?